Anticorpi monoclonali, un'arma in più nella lotta al Covid-19, ora anche in Italia. All'indomani della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro della Salute Roberto Speranza, che autorizza il Bamlanivimab e per la prima volta al mondo l'associazione di anticorpi monoclonali Bamlanivimab e Tesevimab, prodotti dall'azienda farmaceutica Eli Lilly, e l'associazione di anticorpi monoclonali della Regeneron Roche, Ask News è andata alla BSP Pharmaceuticals di Latina, che la Lilly ha individuato per alcune fasi della produzione a livello mondiale del Bamlanivimab. Gli anticorpi in pratica sono proteine prodotte in risposta alla presenza di antigeni estranei all'organismo, come batteri e virus. Il processo per arrivare a un monoclonale è lungo e complesso e attraversa varie fasi. A Latina arrivano gli anticorpi che la Lilly produce in altri stabilimenti. Vengono frazionati e sterilizzati, tutto in sicurezza e in ambienti contenuti. Poi la Lilly si occupa della distribuzione, dopo i test di rilascio fatti in un laboratorio negli Stati Uniti. Attualmente il Bamlanivimab è già stato autorizzato all'uso in emergenza in Stati Uniti, Canada, Arabia Saudita, Ungheria e Germania. Ora che c'è il via libera lo sarà anche in Italia. Aldo Braca, presidente e fondatore della BSP. Io mi fido molto di questo prodotto, in verità. Molto, molto, molto. È una cura, non è vero che non lo sia. È una cura perché quando lei fa all'inizio della pandemia, quando lei all'inizio della infezione, se lei fa trovare il corpo pronto con una dose molto alta di anticorpi specifici, non mi si può dire che non è una cura. Questo non è un vaccino che stimola i linfociti a produrre anticorpi, questi sono proprio anticorpi specifici che se, dopo, quando lei se li ha iniettati, ce l'ha nel sangue, ce l'ha già pronti a intervenire. L'azienda è pronta a fare la sua parte. Per quello che riguarda l'Italia o anche altri paesi in Europa, la nostra capacità, torno a dire, se noi riceviamo l'anticorpo possiamo quasi raddoppiare l'attuale capacità. Attualmente stiamo intorno ai 100.000 a settimana, ma ne possiamo fare anche di più. La Lilly, azienda statunitense con sede in Italia a Sesto Fiorentino, ha investito molto sui monoclonali per il Covid-19, anche quando c'era scetticismo nella comunità scientifica, e ha puntato sulla flessibilità, non vincolandosi a un solo paese, con 8 siti di produzione nel mondo, 4 per i principi attivi e 4 per realizzare il prodotto finale. E anche l'Italia, con la BSP, con cui aveva già collaborato, è entrata in gioco. Concetto Vasta, direttore affari istituzionali di Eli Lilly, ha sottolineato come ci sia grande collaborazione tra le aziende per fare presto, anche nell'ottica di prevenire le varianti del virus. Al momento, ha spiegato, non c'è ancora un contratto con l'Italia per la produzione, ma dovrebbe essere una questione di settimane. Si aspetta un piano organizzativo. L'efficacia considerata molto buona significa oltre il 70%. Il punto cruciale di questi farmaci è che vengano somministrati subito, entro 72 ore, entro i primi giorni, 6-7 giorni, non più di tanto. Più veloce la somministrazione, più si vedono gli effetti di questi farmaci. Per cui la grande difficoltà adesso su cui bisogna concentrarsi come comune, certo, è la parte organizzativa. Ed è questa la sfida. L'assessore alla sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato e il sindaco di Firenze Dario Nardella hanno sottolineato l'importanza di avere anche quest'arma in più e di individuare rapidamente le linee guida per assicurare ai cittadini queste cure, i criteri di scelta dei pazienti e i luoghi in cui somministrarle.